Agostino Riglio, è stata veramente ancora una volta un bel finale thrilling contro una squadra come Civitanova Marche che non vi ha dato tregua, però voi soprattutto in difesa avete retto davvero bene, così come era avvenuto contro Fabriano. Sì, sapevamo che avevamo di fronte una squadra ostica, sapevamo che avevamo di fronte una squadra che gioca per fare i playoff, perciò di una qualità superiore dimostrata in tutte queste giornate di campionato. Temevamo questa partita perché Civitanova ti impone di stare attento, perché ha dei giocatori validi, perché ha giocatori esperti. Noi abbiamo approcciato, devo dire, la partita molto bene, come volevamo. Siamo stati sempre in controllo della partita, qualsiasi cosa Civitanova ci aveva proposto in difesa, sia uomo che zona. Poi probabilmente nella ripresa, dovuto anche un po' alla stanchezza, abbiamo avuto un po' di appannamento, un po' di lucidità. Poi i ragazzi si sono aggrappati alla loro solidità mentale, soprattutto in difesa sono stati bravi a tenere i due possessi più importanti della partita che ha deciso la contesa. Tra l'altro da Rajčević a 13 a Kušev, un apporto in attacco e in difesa altamente intensissimo per tutti i 40 minuti. Sì, siamo riusciti a coinvolgere tutti i ragazzi nella partita, perché sappiamo che in questo momento la stagione è importante avere tutti a disposizione, una cosa che avevamo fatto pure a Fabriano. E tutti si sono sbattuti, sono stati presenti, chi più chi meno naturalmente, però era quello che gli avevo chiesto, che ognuno deve portare un piccolo mattoncino alla causa, e devo dire che tutti sono stati bravi, ecco, a rispettare quello che volevamo fare. Un'ultima domanda e poi la lascio. Adesso, con la certezza matematica che disputerete i play-out contro Fabriano, che ha perso a Pescara, e poi anche l'ultima partita della regular season contro un'altra formazione salentina, come te l'aspetti? Il play-out è un campionato completamente a parte, si azzera tutto. Tutti i valori che si sono rispecchiati nella stagione regolare non contano più, non conta ufficialmente il fattore campo, hai un vantaggio di giocare la prima, però c'hai di contro anche la pressione di dover condurre tu la serie. Il play-out è una lotteria, un terno all'otto, bisogna essere più lucidi possibili. Sappiamo che il risultato è aperto a tutti, temiamo tantissimo Fabriano perché è una squadra che anche loro sono come noi in un momento nuovo, in un momento di cambiamento, certo. Perciò potrebbero in qualsiasi momento, ecco, migliorare le loro prestazioni al di là di queste due sconfitte che hanno rimediato. Perciò temiamo moltissimo questo discorso di play-out. Abbiamo due settimane di tempo per prepararci, abbiamo l'ultima partita da giocare a Bisceglie, avremo anche modo di migliorare quello che stasera non abbiamo fatto bene. Grazie. Grazie a te. Grazie.